Non ho più voglia. Non ne ho più voglia. Dopo, magari, quando sento un po' di musica, mi torna e torniamo a parlare dei nostri dilettanti, del calcio che piace a noi. Comunque, le condoglianze le voglio fare a questa famiglia. Perché, purtroppo, ci sono due persone che non ci sono più. Un'adulta e un bambino. Un abbraccio col cuore. Adesso che tu pensi solo ad andare via con tutto il bagaglio delle tue virtù, hai già caricato di sogni l'automobile col gatto e col cane che ti fanno compagnia. Hai accettato quel contratto in Sud America o in un ufficio in Brianza o giù di lì. Non mi hai voluto dire niente dell'offerta che ti ha fatto un tarzanetto in BMW. Adesso che tu non sei più qui con me, adesso che tu c'hai in testa sola libertà di donna in carriera che si è fatta in sé per sé, han detto che c'hai il bernoccolo per vendere e lo specchietto per le allodole, si sa. Senza dir niente ti sei tirata a lucido, uno schianto che ha confuso pure me. E se penso a quel bastardo che ne approfitterà con la promessa di bei viaggi con bijou, adesso che tu non sei più qui con me, e ripenserò a tutti i sotterfugi per frenare la tua natura dirompente. Non è il tempo per l'amore a tutto tondo, no, non basta in sto mondo deficiente e che vive della rima edulcorata come sto facendo adesso anch'io che son ferito nell'orgoglio o sol nel fatto che mi ritrovo senza te e mi sento un po' finito, regine. Adesso che tu sei sparita all'orizzonte in quell'alone di grande varietà è l'avventura che si vuole ad ogni costo e prendiamo tutto quel che Dio ci dà e ben venga quel contratto in Sud America o in un ufficio in Brianza o giù di lì. Tanto ormai non ci possiamo far più niente, se finirai in un villaggio a Timbuktu, hai colpa anche tu se non sei più qui con me. Volevo, per chiudere questo discorso, salutare Christian e salutare Stefano. Christian avrebbe compiuto 8 anni tra pochi giorni e Stefano 38 anni, un carrozziere che si voleva andare a divertire col figlio allo stadio. Alle 11.30 hanno... L'incidente più o meno è venuto alle 11.30. Ora non ci sono più. Che dire se non che sono veramente dispiaciuto. Questa è la realtà, il resto il calcio è una partita. Non c'entra nulla, l'episodio è successo lontano dallo stadio, sono cose che accadono tutti i giorni, ripeto, però quando andiamo in macchina, ragazzi, pensiamo che dall'altra parte ci sono persone, sono famiglie, ci sono cose. Rallentiamo, intanto il minuto che arrivi in ritardo non cambia assolutamente nulla.
non cambia nulla. Chiudo il discorso salutando Christian, un bacione grosso a questo bellissimo bambino e a Stefano, un padre che aveva portato suo figlio per l'ultima volta a divertirsi allo stadio. Non riesco a dire altro. Invento splendori d'autunno con tutti i colori qui in testa. Dipingo anche il sole più in alto e azzardando un insulto, oh oh. Rinnegare un amore che non lascia lamento. Invento splendori d'autunno, un nido di passeri in tasca, perso nel mondo migliore, vivo l'amore rionale, oh, una banda di giovani. Se vuoi un'arte infima o no, dove sarà? Se vi sarà, prendila e mi vivrà. Splendore d'autunno dentro la casa, il suo campo, sento il profumo perduto, il canto del ciglio dipinto, oh oh. Un senso di vuoto, la pioggia bagna i colori e anche te. Dove sarà? Se vi sarà, prendila e vivrà. Torniamo a parlare di calcio e andiamo a vedere subito ribaltato il risultato Oltrepò Voghera Rapallo Bugliasco. L'Oltrepò al 45esimo ha pareggiato con Marjanovic, calcio di rigore, al 47esimo del secondo tempo con Poesio ha ribaltato il risultato. Dunque Rapallo Bugliasco 2, Oltrepò Voghera, scusate, Oltrepò Voghera 2, Rapallo Bugliasco 1. Per quanto riguarda Recanatese Campobasso è 2-2, la Lavagnese vince 1-0 con San Colombano, Borgo Manero Sestiere ferma solo 0-0, l'Agra col due torri per i sedicesimi di finale vince 2-0 con Astarita, gol al terzo del primo tempo e al ventesimo Meloni su calcio di rigore ha portato 2-0. Più tardi vi daremo i risultati più aggiornati, fra poco, magari anche i finali. Per il momento torniamo ancora con questa stupenda melodia di Jimmy Villotti. Mm.
cento splendori d'autunno, con tutti i colori qui in testa. Dipingo anche il sole più in alto e azzardando un insulto. Rinnegare un amore che non lascia lamento. Invento splendori d'autunno, un nido di passeri in tasca, perso nel mondo migliore. Vivo l'amore rionale, una banda di giovani, se vuoi, un'arte infima, o no? Dove sarà? Se vi sarà. Splendore d'autunno dentro la casa, il suo campo, sento il profumo perduto, il canto del ciglio dipinto, oh, oh. Un senso di vuoto, la pioggia bagna i colori e anche te. Dove sarà? Se vi sarà, prendila e vivrà. Pare che il finale Akragas 2 torri sia 2-1. Dunque l'Akragas accede al turno successivo, ma più tardi vi daremo il finale al 100%. Scusate, questo è Johnny Villotti con Lucio Dalla. È impostato come una cambiale, e tutto questo fa sì che viva intensi attimi di perplessità. Incontri che inquietano l'anima, tensioni travolgenti, e tutto questo fa sì che ci sia una buona dose di vitalità. Amare, amare, sono le cose. Ciao.